Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono Pavolox e siamo qui oggi con un nuovo video riguardante una recensione di un Team of the Season. Più precisamente parliamo di Forestieri, giocatore che gioca in Championship, quindi la seconda lega inglese, e giocatore che ho voluto provare perché fa delle statistiche molto interessanti e perché in genere tendo a provare quasi tutti gli italiani che ci si trovano all'estero perché mi piace ibridarli nel nostro campionato. La prima cosa che c'è da dire è che un giocatore sicuramente non ai livelli top, ma comunque un giocatore con cui ci si può divertire molto e con cui ci si possono togliere delle belle soddisfazioni. Ma adesso analizziamo più in dettaglio quelle che sono le sue statistiche. La velocità, innanzitutto sulla carta presenta un 84 che si divide in un 79 di velocità scatto e un 89 di accelerazione. Certamente in campo aperto non è un fulmine a ciel sereno, non è che dici che prende e correndoli supera tutti, perché no? Mentre invece riesce a dribblare il diretto avversario o comunque l'ultimo difensore nel primo scatto, quindi con l'accelerazione quello riesce a farlo, però a lungo andare molto spesso viene anche recuperato. Però l'accelerazione è assolutamente eccezionale, sul primo scatto non lo prendi e se ti trovi comunque nei pressi dell'area di rigore e riesci a fare l'accelerazione arrivi in porta. Per quanto riguarda il dribbling, invece, altra statistica che mi è piaciuta tantissimo, forse la cosa che più ho preferito di questo giocatore, perché oltre ad avere le 4 stelle skill, ha un'agilità allucinante. E un'agilità che infatti è 99. Un giocatore agilissimo che con la palla al piede non viene fermato mai, anche perché ha un 85 di controllo palla, quindi diciamo che è ottima come cosa, e un dribbling secco di 84, quindi veramente accompagnando queste cose alle 4 stelle skill è infermabile sotto il punto di vista del dribbling. Si riesce a dribblare i difensori anche più grossi di lui senza problemi, perché proprio è agile, è veloce, è scattante, una mossa skill e lo superi in un attimo. Per quanto riguarda il tiro è forse quello che un pochettino mi ha deluso di più, perché non perché sia deludente il tiro, ma perché semplicemente è sotto la media rispetto alle altre cose. Perché da un giocatore agilissimo e pazzesco come Forestieri mi aspettavo quello sprint in più sul tiro che invece non c'è. Il tiro innanzitutto ha un 84 di finalizzazione, un 81 di potenza tiro e un 79 di long shot. Non sono delle statistiche, diciamo, che fanno proprio schifo, ma neanche le statistiche eccezionali. Fatto sta che comunque, tirandola lontano, molto difficilmente si riesce a fare gol, perché tra la potenza tiro che è solamente 81 e i tiri da lontano che è 79, diciamo che da fuori area comunque difficilmente riesce a fare tiri di potenza. Più dei tiri di precisione, quelli gli riescono un pochettino meglio, magari col portiere un pochettino fuori dai pali, però tiri di potenza da lontano non se ne parla proprio, perché la palla arriva in porta veramente con una flemma allucinante. Però, a parte questo e la finalizzazione, che non è eccezionale perché molto spesso sbaglia anche dei tiri facilissimi davanti alla porta, diciamo che ci si può un pochettino passare sopra per quello che è il giocatore. Alla fine è un trequartista. Io l'ho usato da seconda punta nel 4-4-2, ovvero il 4-4-1-1, e devo dire che in quella posizione mi ha reso benissimo, anche perché riusciva a mandare l'attaccante e le ali in maniera eccezionale. Questo perché? Perché ha un passaggio che secondo me è più che promosso. Ha un 83 di passaggio corto, che è ottimo, un 91 di visione, 88 di cross e poi piccolo tasto rollente, 66 di passaggio lungo. Se gli dici di fare un passaggio lungo, ecco, quello potrebbe essere un problema perché gli dici di passarla all'esterno e la passa al portiere. Però, a parte questo piccolo difettuccio, diciamo che tra il passaggio corto, il cross e la visione, con i passaggi non ci si può proprio lamentare. È perfetto come seconda punta, secondo me, perché riesce a fare dei passaggi veloci, degli 1-2 veloci con gli esterni o con la punta e andare verso la porta sfruttando la sua accelerazione. Altra piccola cosa che non mi è piaciuta di questo giocatore, però è inevitabile perché comunque non è un colosso, un giocatore particolarmente prestante sotto il punto di vista fisico, è la forza fisica, appunto, che è un 65, che se viene preso dal difensore con una spallata lava giù. Quello è poco ma sicuro, anche perché ha una forza fisica veramente nulla, 65, ma potrebbe essere anche tranquillamente di meno. Stamina 79, che significa che si stanca molto velocemente, devo dire. Alla fine della partita è sempre uno tra i più stanchi. E un 99 di salto, che invece è positivo perché comunque sia nel rinvio del portiere che comunque i cross in area riesce a farsi valere abbastanza. Non è che è proprio forte sui colpi di testa, però quantomeno non fa figuracce, cioè, almeno ci prova, diciamola così.
Ora possiamo passare alla schermata riepilogativa dei pro e dei contro e vediamo che tra i pro ho inserito la velocità, l'agilità, il dribbling e il controllo palla, mentre invece tra i contro ho inserito il fisico e la finalizzazione. Voto totale ho dato 9 perché? Perché come ho già detto, secondo me è un giocatore divertentissimo, forse il giocatore con cui mi sono divertito di più finora. Il prezzo ancora sta sui 45-46 mila crediti sia per una console che per l'altra e lo trovo un pochettino alto perché comunque è un giocatore di seconda lega inglese, è un giocatore italiano, quindi neanche dici inglese, è un giocatore italiano ed è un giocatore con solo 80 di overall, quindi mi aspettavo magari di trovarlo sui 20-25 mila crediti, invece si trova sui 46, a volte ondeggia anche verso i 50, forse sono un po' troppi per quello che è la carta in sé, però come giocatore diciamo che li vale. A quantomeno vale la pena provare il giocatore, perché io pure l'ho avuto solamente per 5-6 giorni, perché poi il prezzo mi ha costretto a rivenderlo. Diciamo, l'avevo preso a 45, era aumentato e ho trovato giusto venderlo perché comunque l'avevo provato, mi ero già divertito, ero riuscito a fare la recensione e quindi questo è quanto. Quindi vi consiglio di provarlo. Se avete dei soldi da spendere e non sapete più che squadra farvi, inoltre si possono fare delle belle ibride con la Serie A. Vi consiglio quindi di prenderlo, anche solamente per qualche partita, provatelo, fatemi sapere cosa ne pensate. Pablox vi saluta, ciao a tutti.